quando ho ricevuto le informazioni intorno al progetto di Videocarosello, ho subito pensato che fosse un'occasione preziosa per poter introdurre i ragazzi a una tematica che mi sembrava molto interessante, molto stimolante. Sapevo di poter contare sull'apporto di persone che sono molto competenti in questo settore e sono convinto che sia un tipo di approfondimento, quello che abbiamo fatto insieme, che possiamo riproporre ancora. E sono persuaso che si sia trattato di uno splendido momento di scuola e di contatto per i nostri ragazzi con un mondo, quello della pubblicità, sul quale non sempre sono abituato a riflettere criticamente. Quindi attraverso le immagini dei vecchi spot di Carosello, credo che loro abbiano, attraverso la visione di queste immagini, abbiano dovuto riflettere sul presente. Ecco, questo è forse il messaggio più importante. E hanno potuto anche, secondo me, questa è una cosa alla quale io credo molto, confrontarsi anche con un modo di produrre la pubblicità che conteneva, secondo me, degli elementi anche interessanti sul piano proprio creativo, artistico, perché no? E quindi un modo di rapportarsi con le immagini per conoscere altri modi di produrre, diciamo, spot televisivi, forse secondo una logica differente da quella attuale. E poi, insomma, il discorso intorno alla condizione femminile che abbiamo condotto a partire dalla pubblicità mi sembra del massimo interesse.